Una buona serata, buona domenica, una domenica tutta dedicata alla Serie D, visto che ieri si sono giocate le due partite delle abruzzesi in Serie C. Ieri è stato un lungo pomeriggio insieme che vi abbiamo raccontato con i collegamenti, con le immagini, le interviste, e oggi allora è spazio alla Serie D. Con una giornata in cui c'erano due derby, l'ha vinto uno l'Avastese, quello di Notaresco, con cui apriremo questo numero dall'Abruzzo del pallone, l'altro l'ha vinto il Pineto contro il Nereto. Nelle altre gare, purtroppo, due sconfitte: il Chieti che non riesce a sfatare il tabù Angelini e cade 2-0 contro il Castelfidardo in casa, rinviando ancora i primi tre punti da mettere in cascina tra le mura amiche, mentre in trasferta l'ha già fatto. E sconfitta incredibile anche per il Castelnuovo, che purtroppo, dopo essere stato in vantaggio di un gol, si fa raggiungere e poi addirittura superare nel finale, in una partita che soprattutto all'inizio ha visto il rischio rinvio, perché c'era a Piedimonte Matese un grandissimo vento che ha corso il rischio appunto di veder rinviare la partita. Ne parleremo fino alle ore 21 insieme. Potete interagire con noi al 392-623-7060, WhatsApp o SMS. Saluto in redazione, vi ha tenuto compagnia in quella che è la parte pomeridiana dell'Abruzzo del pallone live Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. E allora cominciamo innanzitutto con i risultati, partendo dalla Serie C, perché nel girone B oggi si sono giocate tre partite in attesa del posticipo che vedrà impegnata la capolista reggiana contro il Pontedera. Vediamo i risultati che comunque potete vedere nel ticker, sempre aggiornati, con Roma-Napoli che è ancora ferma sullo 0-0, partita di Serie A delle 18. Oggi si giocavano per la undicesima giornata Olbia-Modena, e come vedete successo netto da parte della squadra di Attilio Tesser, che passa 0-3 in Sardegna, con l'Olbia anche ridotto in 10. Poi poco fa si sono concluse Carrarese-Virtus-Entella 1-1 e Pistoiese-Aquila-Montevarchi 2-0. Olbia che ha perso Judo per squalifica, perché è stato espulso oggi, non ci sarà contro il Pescara. Montevarchi, che ha perso invece a Pistoia 2-0, sarà il prossimo avversario del Teramo in una domenica, quella prossima, che davvero ci vedrà impegnati in un lunghissimo pomeriggio. Alle 20 di domani Pontedera-Reggiana. Vediamo la classifica rapidamente per vedere come la Reggiana sia stata agganciata dal Cesena, vittorioso ieri a Teramo a quota 24, ma la Reggiana deve ancora giocare. L'Entella sale solo a quota 13 e raggiunge l'Olbia sconfitto, mentre il Modena sale in terza posizione a quota 21 punti. In Serie D, Girone F, vediamo i risultati, perché di Serie D e di Girone F parleremo tantissimo questa sera per la totalità della trasmissione. Aurora Alto Casertano Fiuggi 0-3, Chieti Castelfidardo 0-2, Matese Castelnuovo 2-1, Montegiorgio Porto d'Ascoli 2-1, Notaresco Vastese 1-2, Pineto Nereto 2-0, Recanatese Trastevere 2-1, San Benedettese Fano 1-0, Tolentino Vasto Girardi 0-1. Vediamo la classifica, che adesso vede il Fiuggi da solo in vetta alla graduatoria, quota 15 punti. A 13 punti c'è il Pineto insieme alla Recanatese, a 12 punti il Trastevere, che oggi si è fermato, è un sorprendente, davvero molto sorprendente, il Castelfidardo. A 11 punti il Matese, a 10 punti Castelnuovo, Notaresco e Porto d'Ascoli, a 9 punti il Tolentino, a 8 punti il Chieti, a 6 punti Vastese e Vasto Girardi, 5 punti per il Fano, 4 per la coppia tutta marchigiana e tutta rossoblu formata da San Benedettese e Montegiorgio, 2 punti per il Nereto, 1 punto per l'Aurora Alto Casertano, che ha cambiato allenatore in settimana. Da Notaresco Vastese partiamo. Prima però fatemi dare la buona serata in collegamento Zoom al centrocampista del Notaresco, Alessandro Bruno, a cui do il benvenuto alla nostra trasmissione. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti voi. Una sera non proprio buonissima per il Notaresco, immagino, ma ne parleremo tra poco. Prima ti facciamo vedere il servizio Notaresco Vastese 1-2, firmato per noi da Paolo Renzetti.
Balla Vastese e rimonta per 2-1 il derby del Savini con i biancorossi che brindano al primo successo stagionale blindando la panchina di Fulvio D'Aderio. In ombra il notaresco che in vantaggio in avvio di ripresa non è però riuscito a capitalizzare il suo gol subendo l'1-2 ospite nel finale. Padroni di casa in maglia rosso-blu con il 4-3-3, formazione aragonese in casacca bianca. Sugli spalti 400 spettatori con l'avvio di gara che vede la Vastese in campo con il 4-3-2-1 pericolosa al sesto con un tiro di Agnello respinto con qualche patema da Sciba. Alla decimo la risposta della squadra di Epifani arriva con il colpo di testa di Gallo che mette la sfera di poco al lato. La Vastese è tonica e al 19° ancora Agnello chiama Sciba al salvataggio. Match godibile con il notaresco che si rivede al 22° con una spizzicata di testa di Maio sotto misura. Al 34° sembra fatta per la squadra del presidente Bolami, ma la bella girata in area di Agnello fa terminare il pallone sul palo con Sciba impietrito sulla linea di porta. Si salva il notaresco che sembra incontrare più di qualche difficoltà nel far breccia nella difesa ospite con il primo tempo che si chiude così senza ulteriori sussulti sul risultato d'occhiali. La ripresa del Savini inizia con il notaresco in avanti e in gol al 7° con Pampano che servito da Valenti non sbaglia regalando il vantaggio alla sua squadra. Festeggiano i rosso-blu e vede le streghe la formazione aragonese costretta a rincorrere dopo un buon primo tempo. Prova a reagire la Vastese con Alonzi che al 17° ha una ghiotta opportunità, ma Sciba è prodigioso e salva ancora. Al 24° sugli sviluppi di una punizione l'attaccante della Vastese Alonzi cade in area notareschina con il signor Di Mario Di Ciampino che lascia proseguire. Dopo una fase di stanca al 39° però gli ospiti trovano il meritato pareggio con Di Filippo che di testa sugli sviluppi di un angolo trova il gol del pareggio. Festeggiano l'1-1 i giocatori in maglia bianca con il gelo che scende sul Savini anche perché la squadra di Epifani accusa il colpo subendo il raddoppio ospite al 90° con Alessandro che a 3 metri dalla linea di porta dopo il palo di Alonzi non sbaglia per il 2-1 della Vastese che per quanto visto in campo è stato meritato. Per il notaresco secondo KO stagionale è sempre in casa con i tifosi rosso-blu che al 91° se la prendono con il tecnico Massimo Epifani. Ecco, poi sentiremo anche le interviste, però visto che c'è Alessandro Bruno in collegamento, Alessandro, io ti chiedo se la lettura del nostro Paolo Renzetti è giusta per quanto si è visto in campo, ha detto un successo meritato per la Vastese. Sì, senza ombra di dubbio, non è stata una bella partita da parte nostra, però il campo diceva che all'85° stavamo vincendo 1-0 e a volte queste partite si devono vincere. Noi siamo stati un po' tra virgolette dei polli a prendere gol all'85° e al 90°. Sappiamo gli errori che abbiamo commesso e per cercare di fare un campionato importante dobbiamo cercare di limare alcune disattenzioni. Ecco però Alessandro, questa è una squadra, l'abbiamo detto settimana scorsa, molto forte, ovviamente mi riferisco al notaresco, a cui sembra mancare sempre qualcosina per fare, almeno quest'anno, per fare quel salto di qualità, perché se vediamo la classifica c'è il rischio che poi le distanze con la vetta si dilatino un po' troppo per poter pensare ad un recupero, oppure non c'è questa preoccupazione? La preoccupazione deve essere quella giusta. Io non ho mai visto i campionati vincerli a ottobre e novembre. I campionati si vincono a marzo, aprile. Quindi, ripeto, noi dobbiamo stare tranquilli, sereni. Sappiamo che oggi non è stata una bellissima gara, però siamo stati bravi a sbloccarla, come siamo stati bravi la settimana scorsa a sbloccare la partita con il Porto d'Ascoli. Però ripeto, come la settimana scorsa abbiamo preso gol al 90°, anche quest'oggi al 90° abbiamo peccato un po' e quindi ci sta tutta la sconfitta. Ripeto, noi a tratti facciamo bene, dobbiamo restare in partita per 100 minuti perché le partite così durano e quindi dobbiamo stare più attenti, più concentrati e quando la partita l'abbiamo in pugno dobbiamo portarla a casa. Ti chiedo, poi passo la parola ad Andrea che vuole farti qualche domanda. Siccome prima abbiamo parlato del Chieti che rimanda ancora il primo successo all'Angelini, ecco, anche per il notaresco c'è una specie di tabù Savini perché due sconfitte interne contro Trastevere e Vastese.
Sì, abbiamo vinto un'ottima partita. Tu mi stai rimarcando le sconfitte, però comunque abbiamo fatto una grande prova con il Basto Gilardi, quindi sì, è vero che abbiamo avuto questi due passi falsi, però ripeto, il campionato è lungo, è molto equilibrato, ci sono tante squadre attrezzate, non solo il notaresco, perché ci sono tantissime squadre attrezzate. Noi sappiamo dove abbiamo sbagliato e quindi noi non vediamo l'ora di tornare in campo domenica per cercare di non commettere più questi errori. Andrea. Sì, saluto Alessandro. Gli chiedo come mai questa squadra che sembrava, ad esempio, la prima giornata... Non sento. Bisogna alzare un po' il volume di Andrea. Ok. Non so se mi senti ora, Alessandro. Sì. Allora, no, stavo dicendo, prima partita a Fiuggi... La squadra non gioca bene, ma porta a casa il massimo risultato contro l'attuale capolista. Sembrava quello un risultato che poteva spianare la strada a una stagione importante, perché poi non giochi bene, ma puoi lavorare per migliorarti e lo fai col conforto del risultato. E invece io sto vedendo che con il passare delle giornate Notaresco stenta a ingranare sotto il profilo del gioco. Come mai, secondo te, al di là dei problemi casalinghi, ne abbiamo parlato anche col DG Bernardini, ma... Cosa manca per ingranare? Ma non è vero che giochiamo male. Non so se tu ti sei vista la partita con il Porto d'Ascoli domenica scorsa. Abbiamo dominato per 90 minuti. Abbiamo tenuto il Porto d'Ascoli, che ha gli stessi punti nostri, per 90 minuti nella loro area, nella loro metà campo. Loro hanno giocato solo con timide ripartenze. E secondo me a Porto d'Ascoli abbiamo fatto un'ottima gara. Quella precedente a Basso Girardi abbiamo vinto 4-1 dominando in lungo e in largo. Abbiamo sbagliato oggi in alcune circostanze, perché le partite non sempre vanno come tu le prepari, non sempre vengono svolte, ci sono tantissimi fattori. Noi ci alleniamo bene, sappiamo dove abbiamo sbagliato, sappiamo le problematiche, lavoreremo affinché noi potremo fare un campionato da vertice. Un'ultima, poi, se mi permetti, sì. la coesistenza tra voi due vecchietti, Loviso e appunto te. Loviso in questo momento non sta giocando. Ecco, quando giocate insieme, questa, diciamo, coesistenza come si può sviluppare, visto che insomma avete anche delle caratteristiche diverse, ma più o meno fate lo stesso ruolo? Ma io sono un giocatore, non sono un allenatore. Sta al mister decidere determinate cose e fare determinate scelte. Io sono stato chiamato a Notaresco per fare un campionato importante, un buon campionato. Io farò di tutto per far sì che questo accada. Poi dopo, ripeto, il mister fa le sue scelte e troverà il modo di far giocare uno insieme all'altro, oppure solo uno. Il problema del Notaresco non sarà sicuramente Bruno Loviso. Alessandro, senti, siccome ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, questo ragazzo Pamparo, molto molto interessante, te che sei insomma uomo di esperienza, come ne stai vedendo la crescita? Perché sembra un ragazzo che settimana dopo settimana sembra dare risposte sempre più convincenti. Pamparo è un ottimo giocatore che ha delle qualità importanti. Però bisogna capire che al gioco del calcio non si gioca solo quando si ha la palla, e quindi si gioca anche quando la palla ce l'hanno gli avversari, e questo è un aspetto che Pampano deve migliorare, ma sto notando che lo sta facendo con molta abnegazione. Ti chiedono da casa quante volte, magari anche zero, sei stato vicino ad indossare la maglia del Teramo? Ah, no, non ci sono mai andato vicino, mai. Ok, senti, con te ne approfitto veramente due minuti, sì. Poi ti libero, perché ringraziandoti per la disponibilità, ringraziando sì. Ovviamente il notaresco e l'ufficio stampa Matteo Falzone per la disponibilità, perché te sei un ex Pescara, insomma la tua esperienza in Biancazzurra è recentissima. Oggi sugli spalti del Mariani Pavone di Pineto c'era il presidente Sebastiani con Gaetano Auteri, allenatore che te conosci bene, non fosse altro perché insomma ci avete un campionato a Nocera. Ti faccio ascoltare che cosa ha detto Sebastiani sulla posizione di Gaetano Auteri. Ascoltiamolo. Presidente Sebastiani, ieri un pareggio contro il Siena, insomma, è soddisfatto di queste prime 11 partite giocate dal Pescara? Si aspettava questo distacco oppure immaginava una classifica diversa? Ma sicuramente abbiamo raccolto meno di quanto prodotto, però ci stanno anche le altre squadre. Ieri abbiamo giocato contro una
delle squadre che come noi cercano di salire, e quindi siamo stati diciamo in qualche modo avvantaggiati dal fatto che loro sono rimasti in 10, ma non siamo riusciti a sfruttare questa superiorità. Però ci sta, perché comunque giocavamo lì, abbiamo subito gol appena sono rimasti in 10, siamo stati bravi a recuperarla, e poi nel secondo tempo abbiamo giocato praticamente una porta sola, ma non siamo riusciti a concretizzare. Insomma, rumors hanno sollevato l'ipotesi di un allontanamento di Auteri. È in discussione la posizione del mister oppure no? Ma non esiste proprio, il fatto stesso che stiamo qua insieme oggi lo dimostra, ma non esiste proprio, non è mai stato in discussione. Il mister ha preso una squadra completamente nuova, la sta plasmando, i ragazzi adesso abbiamo avuto anche moltissime defezioni negli ultimi tempi per Covid, per infortuni vari, noi siamo tranquilli, abbiamo un percorso da fare, la squadra è praticamente nuova, per 9 undicesimi è nuova, e quindi ci vuole del tempo. Il campionato di Serie C, come tutti gli altri campionati, è molto lungo, i valori, quello che mi fa stare tranquillo è che noi non abbiamo incontrato finora nessuna squadra che ci ha messo sotto a dire sono più forti di noi, per cui abbiamo tutto il tempo per recuperare e fare un buon campionato. No, ma questa è una squadra che abbiamo costruito insieme, purtroppo come dicevo prima ci sono state alcune defezioni che non hanno permesso al mister di giocare diverse partite con una formazione fatta, e quindi ci sarà tempo, ripeto, per mettere a posto tutti e recuperare. Ecco Alessandro, secondo te Auteri, come ha detto ieri proprio lui stesso in conferenza stampa, riuscirà a trovare la chiave di volta per questa squadra? Ma credo proprio di sì, perché comunque è un allenatore che questa categoria la conosce bene, e quindi sa come gestire determinati momenti e sa gestire la squadra nel migliore dei modi. Credo proprio di sì. Come si affrontano momenti come questo per il Pescara, che insomma è molto più vicino magari alla metà della classifica che alla vetta? Ma devono pensare, cioè, dalla mia esperienza, in questo momento il giocatore deve solo pensare a lavorare, ad allenarsi a 1000 all'ora, essere compatti, uniti, e solo così si superano i momenti di difficoltà. Altre strade non ne vedo. Non penso che ci sia la magia che esce dal cilindro, qualcosa di magico. Lavoro, 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 la quotidianità, solo così ti puoi superare questi momenti un po' così. Andrea, l'ultima curiosità. Sì, proprio l'ultima battuta. Alessandro, ecco, tu dall'esterno, che idea ti sei fatto del motivo per il quale la squadra in poco tempo, Pescara, ha accumulato questi punti di ritardo dalla vetta? Qual è la tua idea? Il fatto che sia una squadra quasi completamente rinnovata o c'è dell'altro, ci sono altri fattori secondo te? No, il fatto che la squadra sia totalmente rinnovata può incidere, perché comunque ci metti più tempo a plasmarla, ci metti più tempo a conoscere determinate cose, a mettere in pratica determinati principi, perché il Pescara gioca in modo particolare, gioca con un 3-4-3 che a volte può sembrare poco equilibrato, ma l'equilibrio si ritrova con delle cose che in campo si fanno e si devono attuare dei principi di gioco. In questo momento alcune volte l'hanno fatto un po' meno, e lo dimostra i gol che hanno preso, però nello stesso tempo credo che siano comunque il miglior attacco, quindi in questa situazione devo trovare secondo me un equilibrio tale da poter che poi dopo la squadra possa esprimersi in maniera più completa e cercando di subire di meno. Grazie Alessandro per essere stato con noi, davvero. Grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo per il campionato. Grazie, salve. Ad Alessandro Bruno. Noi scendiamo negli spogliatoi. Ovviamente il ringraziamento, oltre ad Alessandro Bruno, come ho detto prima, anche e soprattutto al notaresco, l'ufficio stampa Matteo Falzon. Scendiamo negli spogliatoi del Savini per ascoltare i due tecnici al termine della gara. Abbiamo perso giocando male. La domanda che mi devo fare io è capire subito perché ci sono stati questi due blackout col Trastevere e con la Vastese.
E però per quanto riguarda il pubblico mi dispiace, perché lavoriamo tutti i giorni seriamente, facciamo tutte le cose per cercare di far rendere la squadra al massimo, ma anche i ragazzi non vogliono fare questo tipo di prestazioni. E forse ci aspettiamo un pochettino più di calore qui, però andiamo avanti, lavoriamo. E dispiace per la partita, ma ripeto, dobbiamo capire, devo capire velocemente perché questi tipi di blackout dopo aver fatto tre partite benissimo. E vuol dire che non siamo ancora pronti per fare il salto di qualità, perché una squadra che stecca due partite in questa maniera in casa, perché non giocandole, dando onore a loro che hanno fatto una grande partita, hanno grande ardore, grande voglia di fare, hanno meritato di vincere, perché alla fine il portiere nostro è stato il migliore in campo. Se diventa la pressione giocare in casa, dove il nostro presidente per l'ennesima volta credo che ha fatto una squadra con grandi ambizioni, e sarebbe un paradosso giocare in casa e soffrire la pressione. In casa dovrebbe essere più facile giocare, con l'apporto e il supporto dei tifosi, invece questo non sta accadendo. Io qualche domanda me la faccio, mi dispiace, però credo che questi ragazzi non meritano, perché non meritano questo tipo di trattamento a fine partita. Penso che non lo merito nemmeno io, ma a me, che dico le parole, a me mi interessa poco, perché poi io lavoro, se devo prendere parole è meglio che le prendo io che i ragazzi, però non deve essere un alibi, ma Savini dovrebbe diventare un fortino, ma il fortino diventa con l'aiuto di tutti, non solamente della squadra. La squadra è stata molto determinata, è stata molto applicata, e quindi mi aspettavo qualcosa. Prima o poi qualcosa doveva succedere, e devo ringraziare questi ragazzi che in queste tre settimane molto difficili per me sono stati sempre vicino. E dopo queste tre settimane la mia educazione e il mio rispetto mi impone il silenzio e mi impone di rispettare Vasto e questa società. Perché in questa settimana ho sentito mille soluzioni tattiche, mille situazioni che non ci dovevano essere, mettendo in dubbio un lavoro svolto per mesi, e non parlo oggi perché abbiamo vinto col Notaresco, parlo perché mi hanno fatto veramente male. Però devo riconoscere a questa società che mi è stata sempre vicina. Il calcio è così, è beffardo, è bastardo. A volte con una situazione perdi la partita, come è stato domenica scorsa, e non puoi dire niente perché hai perso. Oggi dovrei dire questo, no? Sono in silenzio. Sono in silenzio con le mie sofferenze, perché per tre settimane sono stato da solo in casa a pensare a che cosa devo fare. Ma alla luce di quello che... Alla luce di quello non ci sono più domande. Le domande sono finite, la squadra merita rispetto, come abbiamo sempre fatto in campo e abbiamo dato sempre il massimo. La prestazione l'avete giudicata voi la scorsa settimana e la giudicate voi oggi. Secondo me i ragazzi hanno dato tutto domenica scorsa e hanno dato tutto oggi. Beh, durissimo da Derio, io devo dire la verità, non so a quali episodi fa riferimento, però certo che se si viene a rispondere poi il numero di domande certo non le decide da Derio. Ma posto questo, non so a che tipo di situazioni faccia riferimento. Chiaramente possiamo immaginare che non deve essere stato un momento, Andrea, molto semplice, perché insomma, settimana la scorsa vedo come uno sfogo dopo una vittoria, dopo un periodo negativo, non so con chi ce l'avesse. Per quanto ci riguarda, la scorsa settimana anzi avevamo paventato proprio quello che è accaduto: dimissioni di Nicola D'Ottavio, il direttore sportivo. Di fronte a quell'evento abbiamo detto che la Vastese come società doveva compattarsi, andare avanti comunque con questo direttore, che deve trovare il modo di tirarsi fuori da questa situazione insieme alla società e insieme all'allenatore, andare avanti compatti e trovare appunto queste soluzioni. È accaduto in questa settimana, perché oggi la Vastese ha fatto una grande partita sul campo di una squadra che punta alla vittoria del campionato. Quindi è accaduto quello che sostanzialmente avevamo paventato e avevamo anche sperato per il bene della Vastese. Non so con chi ce l'avesse, certo non è stato diciamo tra virgolette gentile nei confronti del nostro Paolo, che stava facendo soltanto un'altra domanda.
comprendiamo anche il momento, però insomma non è così che ci si comporta. Detto questo, se la Vastese, come abbiamo sottolineato nelle precedenti partite, magari aveva raccolto un po' meno rispetto a quanto prodotto, oggi ha fatto una grande partita ed è probabilmente uscita dal tunnel. Tutto qui. Era importante compattarsi, lo stesso Derio ha avvertito questa protezione da parte della società, quindi bene così. Però il campionato della Vastese non è un campionato di alta classifica, e su questo insomma mi ero espresso già nelle precedenti puntate. È una squadra che può fare un discreto campionato, però difficilmente può mettersi lì in alto. Se però sarà migliorata, il discorso potrebbe cambiare. Invece Andrea, altra intervista, quella che abbiamo ascoltato di Massimo Epifani, abbastanza duro, perché insomma, adesso al di là del fatto che giustamente prima Alessandro Bruno ha detto i campionati si vincono a marzo-aprile, però è anche vero che a ottobre-novembre si pongono le basi per la vittoria di un campionato. Ecco, 6 punti persi in casa contro Trastevere e Notaresco sono ancora, come posso dire, assimilabili? Ma il tempo c'è, figuriamoci, abbiamo visto rimonte in questo girone, partite anche da più lontano, una rimonta l'ha subita anche il Notaresco nell'anno della pandemia, in 2 mesi ha perso 11-12 punti di vantaggio, quindi il tempo c'è, però Epifani ha ragione quando dice che deve cercare di capire il perché di questi blackout, perché quello che forse non mi sono spiegato bene con Alessandro Bruno, questo fatto di non giocare bene a tratti, di giocare bene senza continuità, perché Notaresco, ecco, magari azzecca una buona partita e ti dà la sensazione di poter poi giocare in continuità così, e invece poi la partita dopo, 2 partite dopo, ha un evidente crollo. Lo ha riconosciuto anche Epifani, e quindi deve capire perché questo avviene, e soprattutto perché questo spesso avviene nelle gare casalinghe, dove insomma il fattore campo dovrebbe essere un vantaggio per il Notaresco, perché sappiamo quanto è caldo il pubblico notareschino, però anche nello scorso campionato sono stati buttati al vento tanti punti in casa, sta succedendo anche in questo campionato. È chiaro che se non riesci ad avere un fattore campo d'impatto, il campionato non lo puoi vincere, quindi va registrata questa situazione, va registrato il rendimento interno, altrimenti non puoi competere per vincere il campionato, c'è poco da fare. C'è un episodio da Moviola, lo vediamo, perché un contatto in area di rigore tra Alonzi e Speranza, che fanno anche quasi rima, siamo nel corso del secondo tempo, calcio di punizione per la Vastese e Alonzi cade a terra e allarga le braccia, un po' alla maglia oggettivamente di Alonzi, si tira e si allunga. Guarda, è la dinamica dello scorso rigore, quello di San Benedetto con il Porto d'Ascoli. Col Porto d'Ascoli. Con la differenza che in questo caso la palla, a mio avviso, non essendo granché giocabile dall'attaccante, forse l'arbitro non guarda l'accoppiamento. Invece contro il Porto d'Ascoli, passando la palla da quelle parti, nel momento in cui c'è questa tenuta per la maglia, può essere punita. Ad onor del vero, perdonami Andrea, lo rivediamo ancora al loop, c'è anche la maglia di Gallo che si tira al centro dell'area di rigore, tirata, vedi, dietro da un giocatore della Vastese. Dunque, diciamo che insomma è vero quello che dici tu, ma qualora avesse visto poteva, certo, può anche valere il discorso pare e patta. Io purtroppo devo commentare, e quindi dobbiamo stare anche un po' all'interpretazione dei regolamenti. Personalmente, ma questo è un parere personale, quando la palla non è giocabile dall'attaccante, anche se c'è una trattenuta, io proprio non la considererei, perché si va a incidere troppo su quella che è l'evoluzione dell'azione, e non mi si può dire, comunque se è fallo è fallo. In questi casi, se l'attaccante può realmente giocare il pallone, io posso anche punire l'intervento del difensore. Se la palla sta 10 metri più in alto ed è totalmente irraggiungibile, è un episodio che non è neanche da prendere in considerazione per quanto mi riguarda. Assolutamente sì. Noi ci dobbiamo fermare per andare in pubblicità. Vedo in collegamento, tra poco lo salutiamo perché magari ci ascolta già, l'allenatore del Chieti, Alessandro Lucarelli. Buonasera mister. Eccolo qua, lo vediamo, ma forse non ci ascolta. Però, siccome dobbiamo andare in pubblicità, cade proprio a pennello, così
Miglioriamo il collegamento audio con Alessandro Lucarelli e poi torniamo con Chieti Castelfidardo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Adesso sì che diamo la buona serata all'allenatore del Chieti, Alessandro Lucarelli. Buonasera, mister. Buonasera a voi. Ben ritrovato. Ben ritrovato. Ben trovati, grazie. Avremmo preferito in una serata migliore. Vabbè, non si può ottenere e avere tutto, dai. Adesso ci accontentiamo per il momento. Per il momento. Intanto ti faccio rivedere, la sconfitta del Chieti in casa all'Angelini 0-2 contro il Castelfidardo, servizio firmato per noi da Stefano Recanati. Dopo l'impegno di Coppa Italia, il Chieti nuovamente all'Angelini va alla ricerca della prima gioia casalinga. Mister Lucarelli deve fare a meno dell'infortunato Rodia. Nel 3-5-2 d'inizio gara Mele agisce da metronomo di centrocampo. Le mezzali sono Mariani e Verna. In avanti spazio alla coppia Kamadu Fabrizi. Il Castelfidardo torna in terra d'Abruzzo a distanza di 7 giorni dalla vittoria dell'Aragona di Vasto. Mister Manoni deve fare a meno di De Cesare, ma non rinuncia al suo 4-3-1-2 a centrocampo per sopperire a questa assenza. Si abbassa Marcelli mentre Rizzi gioca alle spalle di Braconi e Cardinali. Non parte bene la gara dei neroverdi, gli ospiti sono subito propositivi e provano a sbloccare la contesa al settimo con una botta da fuori di Bracciatelli, ma il tiro del centrocampista trova la risposta di Forti. Dal corner che ne scaturisce Chiacchia, troppo ingenuo nell'occasione, a terra in aria Gega. Per la Scaro di Matera non ci sono dubbi e concede il penalty. Dagli 11 metri si presenta Rizzi che beffa Forti con un cucchiaio che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Seconda rete in campionato per il 22enne. La risposta dei padroni di casa non arriva, anzi è proprio Rizzi ad andare vicino alla doppietta quando al quarto d'ora si invola verso la porta e con un bel tiro incrociato trova solo la base del palo alla sinistra di Forti, provvidenziale la deviazione del portiere. Accusato il colpo, i teatini provano a reagire sfruttando una delle azioni preferite dalla squadra di Lucarelli. Galoppata di Siracusa sulla sinistra che arriva addirittura tu per tu con De Malia, ma la sua conclusione è ribattuta in corner. I fidardensi, trovato il vantaggio, si fanno apprezzare anche per una fase difensiva attenta, anche se alla mezz'ora Di Mino ha una potenziale occasione per impattare l'incontro con il pallone vacante in area di rigore che, calciato verso la porta avversaria, è debole ma non imperserisce De Malia. Al duplice fischio rumoreggia lo stadio Angelini che chiede di più ai suoi beniamini. Dagli spogliatoi esce un Chieti più deciso e gli effetti si vedono subito. Al sesto, grandi proteste in area fidardense quando Di Mino finisce a terra dopo un contrasto, ma Dan Pigesti, il direttore di gara, fa segno di proseguire. 3 minuti arriva l'azione più nitida fin qui creata dalla squadra di casa. Verna in verticale per il taglio di Fabrizi, il tiro del numero 9 contratto in corner però dall'intervento pulito di Gega. Alla mezz'ora Lucarelli le prova tutte e inserisce anche Baldé per Verna, passando a un più offensivo 3-4-3, ma il Castelfidardo ha una colossale occasione per chiudere l'incontro, ma Bracciatelli, con troppa superficialità a 2 passi da Forti, sbaglia incredibilmente. Si dispera l'attaccante di Manoni che sa di aver cestinato un potenziale match ball. Il Chieti va avanti solo con i lanci lunghi e con la forza della disperazione, mentre il Castelfidardo in campo aperto mette la sfida in ghiaccio al 45esimo con Cardinali che elude la trappola del fuorigioco e deposita sotto la traversa. Grande gioia per il classe 2003 alla terza rete in campionato. Al triplice fischio finale fischi da parte del pubblico di casa per una partita mal giocata dal Chieti che dopo 3 gare non riesce ancora a sfatare il tabù Angelini. Umore opposto per il Castelfidardo che trova la terza vittoria consecutiva e si avvicina alla zona playoff. Ecco mister, vengo da te per chiederti a questo punto come si può invertire la rotta in casa. È chiaro, tu mi risponderai, se avessi la soluzione non avremmo perso oggi pomeriggio. Ma la soluzione può essere semplicemente quella di riguardare la partita, di vedere il perché non siamo riusciti a fare male a questa squadra, dove noi abbiamo prodotto comunque tanto troppo volte in zona di rifinitura senza trovare mai la giocata giusta. Abbiamo collezionato tantissimi calci d'angolo per far capire un po' la pressione che noi abbiamo avuto su questa squadra, che è una squadra che se va in vantaggio fuori casa veramente poi è difficile scardinare, anzi la partita si mette nelle migliori condizioni per loro perché si difendono molto sotto palla e poi cercano di ripartire come poi è successo, e lì bisogna avere un po' di pazienza e aspettare anche l'episodio giusto che non c'è stato. Dico solo che in realtà i tifosi di Chieti oggi ci hanno spinto e applaudito a fine partita, sotto la curva, ma anche quelli della tribuna. È chiaro che ci dispiace e sono amareggiati,
però insomma i fischi sono alti, mi sembra un po' eccessivo il commento del vostro operatore, non lo so perché forse è un po' di moda parlare di queste cose. Io ti chiedo adesso se dopo sei giornate, vediamo la classifica, sei soddisfatto comunque adesso al netto del fatto che il percorso in casa poteva dare qualcosa in più, sei soddisfatto degli 8 punti che avete oppure ti aspettavi qualcosa di diverso? No, io oggettivamente vedendo la classifica non sono soddisfatto, sono un po' più soddisfatto delle prestazioni perché noi comunque abbiamo giocato sempre abbastanza bene, non abbiamo mai avuto una squadra che ci hanno messo tantissimo in difficoltà per loro idea di gioco, però è chiaro che questo può non portare punti, e tipo domenica scorsa a Basso Girardi, se avessimo vinto era un risultato sicuramente più giusto alla luce degli episodi e delle occasioni. In casa mi dispiace soprattutto per il pubblico che noi stiamo facendo un po' di fatica, e quello che dobbiamo cercare è invertire proprio la tendenza all'andamento, diciamo, in casa, perché abbiamo raccolto un solo punto, sinceramente è troppo poco. Pensi che a questa squadra, magari visto che è molto molto giovane, a volte manchi un po' di cinismo? Prima te hai detto abbiamo mancato forse l'ultimo passaggio, forse un po' di convinzione, un po' di cattiveria quando si è fatto dalle parti avversarie? Sì, l'ultimo passaggio è proprio quello che va dato giusto per gli attaccanti che devono concludere, che noi abbiamo comunque due attaccanti che dei 6 gol fatti ne hanno fatti metà a testa, quindi a livello di attacco in questo momento forse anche siamo uno dei reparti d'attacco migliori. È chiaro che stanno mancando un po' i gol, ecco, un po' più dei centrocampisti, ecco, tipo un po' più queste azioni qui che vediamo. Ecco, esatto, questa può essere un esempio di quello che possiamo cercare di creare di più e meglio e non avere troppa frenesia. Però devo dire che i ragazzi fino adesso hanno fatto veramente, hanno dato il massimo e non posso veramente rimproverare nulla. Ci manca qualche punto, ma non conta nulla. Anche questa azione qui potrebbe dare una dinamica simile a quella del Castello, però io proprio non mi piace e non mi voglio lamentare, perché alla fine sono tutti alibi per i calciatori. Noi il nostro percorso va continuato dritto senza nessun tipo di problema, nessun tipo di scusanti. Io prima mi sono fatto vedere ad inizio puntata la classifica, ho detto sorprendente il Castelfidardo che è in quella posizione. Ti chiedo se è davvero così sorprendente oppure voi che l'avete affrontato proprio oggi pomeriggio, insomma, proprio tutta questa sorpresa non è. Ma loro è una squadra che conosce i loro limiti e quindi mette in campo sempre tantissimo agonismo, hanno un'identità ben precisa, sono organizzati a livello difensivo e quindi non si inventano nulla e meritano secondo me di stare lì perché hanno la loro identità. Poi in questo momento negli episodi, perché anche domenica scorsa loro a Basso oggettivamente non meritavano di vincere, hanno vinto, oggi sono andati in vantaggio subito e come vedete in contropiede giustamente ci mettevano un po' in difficoltà perché noi dovevamo recuperare un risultato e loro ripartivano. Non è che c'è un'idea ben precisa di costruzione, però è la loro identità e va rispettata e noi dobbiamo far tesoro di questo in questo campionato e comunque continuare il nostro percorso, perché l'unica strada per noi è quella tramite il gioco, tramite l'intensità, tramite la fame un pochettino agonistica che dobbiamo mettere in tutte le partite. Andrea, per il mister? Sì, tanto lo saluto, un abbraccio al mister Lucarelli. Io la scorsa settimana ho detto, quindi era anche in sua assenza, che la principale garanzia secondo me per il Chieti è la presenza in panchina di Lucarelli, e dico questo, che quando si vince un campionato, anche come l'ha fatto il Chieti, con un campionato sprint, 2 mesi, e poi subito devi ripianificare la Serie D, non è facile lasciarsi per strada e lasciarsi dietro quei giocatori verso cui tu sei grato per aver vinto quel campionato così difficile e così anomalo. E molte volte per una neopromossa sapersi barcamenare tra quei giocatori che cerchi di mantenere perché secondo te sono funzionali per la Serie D e altri che tuo malgrado comunque devi congedare perché non rientrano più nel progetto. Io penso che il Chieti sia tuttora un po' in questa situazione.
E a mio avviso lo dimostra anche il fatto che 10 giorni fa il Chieti ha congedato Donatangelo e Farindolini, che sono stati due comunque dei protagonisti dell'ultima promozione. E penso, e voglio coinvolgere qui il mister, anche se lui ha un gruppo da salvaguardare, penso che questo discorso non sia ancora finito, perché il Chieti, a mio avviso, sta ancora facendo una sorta di trapasso tra l'eccellenza e la Serie D, e sono convinto che con l'esperienza e l'occhio che ha il mister Lucarelli, che conosce bene entrambe le categorie, nel tempo si arriverà a questo, alla strutturazione di un organico che possa dare anche maggiori garanzie rispetto a una classifica che per ora vede mancare qualche punto, perché un punto in più almeno in casa lo si poteva fare, due punti in più a Basso Girardi potevano arrivare. Mister. Sì, sono d'accordo, lo sai che condivido molto quello che hai detto. È stato difficilissimo di privarsi di alcuni giocatori che sono stati determinanti in quel mini campionato, lasciare anche decidere e fare una scelta sugli ultimi due che sono usciti, perché veramente io sono molto grato a loro e loro meritavano anche di avere qualche chance forse in più. Però è chiaro che c'è il momento delle scelte, il momento di fare dei ragionamenti con la società, col direttore. Noi li stiamo affrontando pian piano, perché eravamo riconoscenti nei confronti di questi calciatori. Adesso un'altra annata, un altro mercato, un'altra categoria, e abbiamo messo dei ragazzi comunque interessanti, abbiamo lasciato quelli che secondo noi hanno un potenziale da esprimere e cercare anche volendo di salire anche di categoria, volendo, se naturalmente rispetteranno la loro crescita. È chiaro che la società sta attenta, perché non vuole fare gli errori dell'altra volta e cercherà di anche se c'è bisogno di migliorare l'attuale rosa. Però io sono molto soddisfatto, devo dire, della squadra, dei ragazzi, per come si allenano e come mi seguono. È chiaro, queste sono batoste, perché è così, in casa vorremmo regalare veramente 3 punti ai nostri tifosi, ma soprattutto a noi stessi, perché poi fuori casa non è detto che tu possa vincere sempre. Certo. Abbiamo fatto 3 partite, 2 vittorie e 1 pareggio, quindi è chiaro che non è neanche un tabù, è veramente una situazione che noi dobbiamo avere pazienza, calma e continuare a lavorare, perché io sono convinto che questa squadra può esprimere veramente un gioco importante e dei risultati importanti. Sta adesso a noi capire se siamo maturi e cominciare a non farci prendere dalla frenesia, da un po' di abbattimento, che è normale, che è giusto che ci sia pure anche oggi, fino a questa sera. Poi da domani, che noi già lunedì cominciamo il lavoro, è importante riprendere subito la strada e capire comunque gli errori, perché quando si perde, secondo me c'è sempre un errore o di diversi errori, non si perde mai per casualità, per l'arbitro, perché abbiamo sbagliato i gol. Quando si perde bisogna andarlo a cercare il motivo, e quindi noi dobbiamo lavorare su questa direzione. Mister, io ho una piccola curiosità, sì, su Cristiano Verna, perché io gli altri anni, quando l'ho visto giocare in eccellenza, lui non è giovanissimo, non è più un under, è abbastanza over, però mi chiedevo come mai giocasse ancora in eccellenza un giocatore che aveva un motore notevolmente superiore rispetto a quei giocatori con cui si confrontava normalmente. Ora con voi ha vinto il campionato, lo avete preso da San Buceto, ha vinto il campionato, lo avete confermato. Ecco, effettivamente lui in Serie D ha una dimensione, insomma, nella quale può starci nella stabilità, perché io ripeto, quando l'ho visto giocare in eccellenza mi chiedevo cosa ci facesse ancora in eccellenza un giocatore come lui. Ma io dico che lui sicuramente è un giocatore, può diventare un giocatore importante, però dipende da lui, nel senso, ha tutte le qualità fisiche, atletiche, tecniche, di strappo, ha veramente delle doti importanti, secondo me. Box to box lo chiamano quel tipo di centrocampista. Ecco, bravo, lui ha sicuramente a questa stagione, secondo me, per dimostrare, e quindi e può avere alti e bassi, perché oggi, volendo, non c'è niente di male, non ha fatto una grandissima prestazione, ma ne ha fatte altre molto molto importanti. Io parlo così perché ho tanta fiducia comunque nei ragazzi, fa parte di un processo di crescita, gli alti e bassi ci saranno sempre, anche per noi, per la squadra, però piano piano li dobbiamo eliminare per cercare di crescere, perché è una squadra che secondo me noi possiamo dire veramente la nostra in questo campionato. Non so tra quando, però sicuramente abbiamo degli elementi, lo stesso Fabrizi, no, lo stesso Di Mino, Frank Camandù, ma altri anche, Mele stesso che è arrivato da poco, Pietrantonio che è ritornato in questa categoria.
noi abbiamo delle qualità da poterci giocare in questo campionato. E poi non è piazza importante, perché giocare a Chieti non è, senza nulla togliere ad altre piazze, una cosa facile, e quindi ha la possibilità Cristiano Verna, come altri, di fare bene in una piazza importante che vale doppio. Quindi secondo me bisogna solo adesso mettersi testa bassa e capire dove abbiamo sbagliato e ricominciare a lavorare. Ecco mister, so che l'hai detto prima, non vuoi attaccarti agli episodi da Moviola, però noi comunque il contatto tra Morganti e Dimino te lo facciamo rivedere. Eravamo al sesto nel secondo tempo, il punteggio ancora in bilico con il Castelfidardo avanti 1-0. C'è questo recupero palla, arriva Dimino, Morganti mette il corpo e allora non te lo faccio commentare perché sei parte in causa, però a me sembra insomma che Andrea, il contatto ci sia tra il piede sinistro di Morganti e il piede destro di Dimino e sia anche abbastanza netto. Assolutamente sì, gli prende il tempo, gli si mette davanti, per me questo è calcio di rigore. Anche alla luce del rigore che è stato dato nel primo tempo al Castelfidardo, mi sembra ci fossero tutti gli estremi. Sì, la dinamica è un po' la stessa che ha portato al rigore per fallo di Chiacchia su Jega. La vuoi commentare, mister? No, io domani dirò alla squadra che noi abbiamo perso limitatamente e dobbiamo fare di più. E questo rigore ci avrebbe forse, perché poi bisogna sempre segnarlo, ci avrebbe portato il pareggio, ma niente di più. Io voglio ragionare così, in maniera un po' più profonda, e non così fermarmi in maniera superficiale, altrimenti diventa un alibi. I ragazzi parlano del rigore non dato invece degli errori commessi. Oh, settimana prossima c'è un derby anche sentito per la piazza di Chieti contro la Vastese. A proposito, prima è arrivato un messaggio chiarificatore sullo sfogo di D'Addario, è un tifoso della Vastese che ci dice solo uno sfogo, perché evidentemente ha vissuto un periodo un po' così, ma non ce l'aveva con i giornalisti, e a noi ci fa particolarmente piacere, anche perché insomma almeno da questi teleschermi non è insomma arrivato niente che potesse scaturire qualcosa, e questo, ci scrivono, dimostra l'attaccamento di D'Addario alla piazza di Vasto, e questo ci fa particolarmente piacere, così come Lucarelli è attaccato alla piazza di Chieti. Allora che sfida sarà, mister? Prima hai visto il servizio del successo della Vastese a Notaresco, e adesso questa è una squadra che potrebbe riprendere, la Vastese intendo, vigore dopo questo blitz importante. Ma assolutamente sì, è la partita però anche per noi giusta per andare lì e fare, dimostrare subito, reagire subito e dimostrare di fare un'altra buona prestazione. Quindi preferisco questo tipo di partite per testare subito la forza della nostra squadra, anche volendo in una piccola condizione di difficoltà, dove c'è una squadra volendo in fiducia per il risultato e noi un po' in sfiducia per un risultato negativo. Però questo è un po' il calcio, funziona così: in una settimana si ribalta tutto, è possibile che domenica prossima si ribalti a nostro favore. Quindi, però sicuramente sarà una bellissima partita, spero che possano venire i nostri tifosi e spero che ci sia una bella cornice di pubblico, perché è sicuramente più bello affrontarlo in questo modo, c'è più sicuramente divertimento per me, ma per tutti gli addetti ai lavori. Certo, ti faccio rivedere per l'ultima volta la classifica, mister, poi ti saluto e ti ringrazio ovviamente per la disponibilità, così come ringrazio la Chieti Calcio. Ti chiedo, in alto, te l'aspettavi il Fiuggi in vetta da solo, e poi il Pineto a questo punto diventa, in chiave abruzzese, la più seria candidata alla vittoria del campionato? Beh, noi abbiamo affrontato il Fiuggi, ci hanno fatto gol a 10 minuti dalla fine e poi hanno raddoppiato più o meno su una torete. Mi ha dato l'impressione di essere una squadra comunque molto molto solida, molto pragmatica, con tre attaccanti importanti di categoria, che è il reparto forse più forte che hanno tra di loro, e non mi meraviglia. Per quanto riguarda il Pineto, ha sicuramente un potenziale molto molto importante, ha un fuoriquota come Barlafante che può fare la differenza, nonostante lui è un fuoriquota, e non mi meraviglia. Però adesso è veramente troppo presto per decidere e capire chi. Mi sembra comunque un campionato equilibrato, che poi ci sarà la San Benedettese che risalirà, il Fano forse risalirà di meno della San Benedettese, ma potrebbe risalire. Io dico che è ancora tutto veramente troppo presto, e comunque il Fiuggi sicuramente ha
delle caratteristiche importanti. Ho visto una squadra solida che va in campo, che si difende bene, poi riparte molto velocemente con i tre attaccanti, che fanno un po' il terminale offensivo, che catalizza un po' tutti i palloni tirati su dai difensori del Fiuggi. Quindi la classifica attualmente mi sembra anche giusta. Mister, io ti ringrazio davvero tanto e ti auguro una buona serata e buon campionato. Grazie, ciao, e buonasera. Saluto Andrea. Ciao, grazie Andrea. Ciao, grazie, grazie ad Alessandro Lucarelli, tecnico del Chieti. Ho fatto la domanda su Chieti perché prima è arrivato anche un SMS che ci scrive Valerio da Pineto: domenica il Pineto mette la freccia e se ne va, perché peraltro settimana prossima ci sarà Fiuggi-Pineto, quindi prima contro una delle seconde. Andrea già gongola, già gongoli, eh? C'è qualcuno a Loreto che gongola ancora di più. Ah, perché sarà l'inviato, il nostro Stefano Recanati, quindi glielo comunichiamo praticamente in diretta che sarà lui. Già l'avevamo adocchiata la scorsa settimana con lui. Sì. E però ci andiamo a vedere il successo del Pineto di questo pomeriggio nell'altro derby di giornata, quello del Mariani Pavone contro il Nereto, 2-0. Il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante. Tutto come da pronostico, il Pineto batte 2-0 il Nereto e si aggiudica il derby della sesta giornata in Serie D. Fa tutto nel primo tempo la formazione di Pomante, che sbaglia anche un calcio di rigore. Nella ripresa il Nereto prova a riaprire la contesa, ma è troppo tardi. I locali in maglia nera schiacciano subito sull'acceleratore e dopo neppure un giro di lancette si portano avanti. Paoli approfitta di una disattenzione della difesa neretese, ruba palla e serve Cardella, che di testa timbra il cartellino e porta in vantaggio i suoi. 1-0, il Pineto insiste e al settimo sfiora anche il raddoppio. Madiglio compie il miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Pepe, spedendo in corner e salvando i suoi. Sul successivo calcio d'angolo, altro tentativo aereo, questa volta da parte di Mesisca, con la sfera che sfiora il palo e termina sul fondo. Il Nereto deve scrollarsi di dosso lo shock del gol subito a freddo. Unica occasione nello specchio per la formazione vibratiana, quella al 14° dalla distanza di Ristonski, neutralizzata da Mercorelli, ma sono i biancazzurri locali a fare la partita e a trovare il raddoppio al 27° con Barlafante. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, l'esterno riceve palla e insacca la girata dal limite. Quinta rete stagionale per Barlafante, dispiacere dato al suo ex tecnico che lo aveva avuto lo scorso anno al Real Giulianova. Al 36° il Pineto fallisce il colpo del KO, Barlafante entra in area e viene messo giù. Il direttore di gara Gian Pietro della sezione di Pescara indica il dischetto del calcio di rigore. Dagli 11 metri va Cardella, che calcia in maniera non impeccabile. Diglio intuisce, blocca a terra. I primi 45 minuti si concludono così sul parziale di 2-0 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa la reazione del Nereto: al 9° Cipriani apre per Ciganda, il colpo di testa però si impenna alto sulla traversa, quindi l'attaccante ci riprova con maggiore precisione qualche minuto più tardi, ma Mercorelli si fa trovare pronto alla deviazione. Al 20° sul successivo corner, timide proteste neretesi per un presunto fallo di mano, col direttore di gara che lascia proseguire. Al 28° Bitetto si gioca anche la carta pedalino e passa al 3-4-3, e proprio l'attaccante alla mezz'ora prova la girata che, deviata, termina alta. Sugli sviluppi dell'azione al 31° la gran staffilata di Cipriani termina fuori di poco alla destra di Mercorelli. Ora il Nereto deve insistere e mette in affanno i locali. Al 33° prima Ghiani chiama all'intervento in tuffo Mercorelli, poi Pezzotti salva la porta biancazzurra sulla conclusione di Mirabelli, lo stesso Mirabelli che al 39° serve pedalino. La girata di prima intenzione dal limite dell'area termina però di poco alta sulla traversa. Dopo 5 minuti di recupero è il Pineto a festeggiare dunque il ritorno alla vittoria e a portarsi a quota 13 punti in classifica, in attesa dello scontro diretto contro la capolista Fiuggi. Matura invece la quarta sconfitta in 6 partite per un Nereto a cui resta la soddisfazione di aver disputato un buon secondo tempo. Questa partita avevo molto paura, perché era la classica partita per noi. Avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare, perché se vincevi oggi come abbiamo fatto il nostro, se perdevi punti, diciamo che
all'occhio della gente sembravano due punti persi, invece io sinceramente avevo paura perché affrontavo una squadra tosta, dopo l'avvento del nuovo allenatore di Bitetto, una squadra cambiata dal punto di vista tattico e dal punto di vista mentale, che ci ha dato filo da torcere. Normale, siamo stati bravi subito ad approcciare bene la gara, subito andare il doppio vantaggio. Poi, come hai detto tu, il rammarico è quello di non aver chiuso la partita, perché poi un episodio contro ti può ribaltare anche il risultato, e non ce lo meritavamo, perché oggi abbiamo giocato una partita grande. È normale che il secondo tempo un po' siamo calati, ma c'è stato più un calo mentale, e giustamente è venuto fuori il Nereto, perché appunto loro non avevano niente da perdere, hanno rischiato tutto per tiro e ci hanno messo un po' in difficoltà. È una squadra forte, formata da ottimi giocatori, una rosa importante. È normale che c'è ancora, dal mio punto di vista c'è tanto da migliorare, perché come detto tu sono giocatori che non stanno al 100% della condizione, però pian piano arriveremo a quel punto, e questa è una rosa importante. Sono giocatori in panchina come Picciollo, lo stesso Ciarcelluti che è entrato, lo stesso Minnozzi che non ha giocato il resto delle altre partite, giocatori come Baldinini, Esposito, giocatori importanti che sicuramente diranno la loro in questo campionato. È stato un primo tempo dove siamo stati fermi, non abbiamo giocato, ci siamo fatti trovare fermi anche nelle occasioni dei primi due gol. È inutile raccontare il primo che è stato quello che magari ha un po' demoralizzato ulteriormente la squadra, però poi nel secondo tempo effettivamente, come ho detto a loro nello spogliatoio, pur giocando così male sarebbe bastato, ecco, come si dice, un golletto per poter riprendere magari anche la partita, giocando anche con più impeto, con più aggressività e anche più velocità. Pineto ha mostrato da subito la maggiore qualità tecnica di tutti i suoi giocatori, anche del gioco di squadra, perché questo va detto subito. Per quanto riguarda noi dobbiamo crescere sotto due aspetti, sia come gioco di squadra, perché ho visto parecchie giocate un po' troppo individualistiche, e poi anche sotto l'aspetto anche della condizione dobbiamo migliorare, perché no, quello mentale, diciamo che su quello ci sto lavorando e credo di essere sulla buona strada, proprio dalla condizione fisica, perché oggi è sembrata di avere una squadra come si ha all'inizio, subito dopo della preparazione, no? Una squadra che all'inizio della partita è lenta, compassata, ferma, e poi man mano che passa il tempo anche fisicamente la squadra riesce a sostenere la gara così come abbiamo fatto noi. Vittoria per il Pineto 2-0, con noi Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Jacopo, buonasera a tutti. Ben ritrovata. Buonasera. Direttamente dal Mariani Pavone di Pineto. Prima abbiamo visto anche intervistare il presidente del Pescara, Sebastiani. Sì. Vittoria 2-0 che lancia il Pineto a caccia del Fiuggi in attesa dello scontro diretto di domenica prossima. Esatto, oggi capita, diciamo, proprio a fagiolo. Questa partita proprio domenica. Diciamo che è una gara che proprio cronologicamente si è messa veramente subito in discesa, pronti via, primo collegamento, peraltro io ero in regia con il nostro, sì, Maurizio Daguì. Non sei riuscita neanche a dare le formazioni. Non ho fatto in tempo neppure a dare le formazioni. Il Pineto ha approcciato molto bene questa partita. Ovviamente, insomma, la gara rispecchia un po' quella che è la differenza anche a livello tecnico delle due formazioni. Ovviamente si trattava di una sorta di testa coda, anche se poi il Nereto nel secondo tempo ha provato in qualche maniera a recuperare questa partita. Il Pineto ha rallentato un po' i ritmi, invece insomma nel corso della prima frazione invece non c'è stata proprio storia, anche perché il Nereto per forza di cose un po' accusato il gol a freddo subito dopo praticamente 20 secondi dall'inizio, sì, della gara. C'è stata una sorta di disattenzione difensiva, è stato bravo Paoli in quell'occasione a recuperare un buon pallone sulla tre quarti e Cardella a insaccare, insomma lui solitamente è implacabile da quella posizione. Poi il Pineto ha sbagliato anche un calcio di rigore. Senti, a proposito, al netto adesso del rigore sbagliato, però mi sembra, e questa per il Pineto è un'ottima notizia,
che Cardella stia cominciando a diventare il Cardella molto simile al Cardella dello scorso anno di Alba Longa. Sei dello stesso avviso anche te? La squadra sta crescendo indubbiamente, non soltanto Cardella, ed è vero quando Pomante dice che ci sono diversi giocatori, cioè che questa squadra ha ampi margini di miglioramento, e io sono d'accordo con lui, perché comunque ci sono diversi giocatori che non sono ancora a questo momento del campionato al top della condizione. Prendi Minnozzi, che comunque oggi ha giocato un solo tempo ma non hanno i 90 minuti nelle gambe, molto probabilmente, lo stesso Ciarcelluti, quindi comunque è una squadra che deve ancora crescere, e sicuramente Cardella sta diventando quel terminale offensivo che probabilmente è mancato in alcuni frangenti delle passate stagioni, sì, a questo Pineto. Cioè, questa è una squadra a cui probabilmente negli ultimi anni è mancato davvero un bomber, che non dico ogni settimana perché è impossibile, non si può richiedere, però timbri il cartellino con, esatto, una certa regolarità. Esatto. E quindi sicuramente Cardella sta diventando quel terminale offensivo che era mancato forse al Pineto negli anni passati. Peraltro, aggiungo, poi vado da Andrea perché ci scrivo da casa le ambizioni del Pineto, se può puntare alla Serie C. Andrea, poi ti giro la domanda. Peraltro, Pineto che sta anche recuperando giocatori. Io ieri in fase di presentazione ho fatto l'esempio di Minnozzi, esatto, che sì, è un giocatore che l'anno scorso è stato super decisivo, che quest'anno, complice anche qualche problemino fisico, non è riuscito subito ad essere al 100%, ma recuperare anche Minnozzi significa mettere davanti un'altra freccia in una faretra davvero. Sì, quest'anno devo dire che probabilmente, non me ne vogliano ovviamente quelli che c'erano anni, però probabilmente quello di quest'anno è forse l'attacco più completo del Pineto degli ultimi anni, per quanto. Certo. Questo parere mio, che può essere su cui ovviamente ognuno può dire la sua. Mancherebbe, sei qui, ecco, per dire la tua. Detto questo, insomma, credo che sia un reparto avanzato molto completo quello allestito quest'anno, con giocatori che hanno caratteristiche differenti tra di loro, esatto, e che ognuno, insomma, può sfruttare come meglio può, insomma, in quello che è questo 3-4-3 messo in piedi da Pomante. E indubbiamente il recupero di un giocatore come Minnozzi è assolutamente fondamentale, perché, certo, comunque l'anno scorso è stato decisivo, come dicevi tu, quest'anno ha avuto dei problemi, però ecco, già oggi devo dire che ha giocato ovviamente solo i 45 minuti, poi è stato sostituito perché non è ancora al top della condizione, ma i 45 minuti che ha giocato li ha giocati su un buon livello. Assolutamente sì. Tra l'altro si è sacrificato molto per la squadra oggi. Certo. Andrea, ti giro una domanda che è arrivata a casa. Il Pineto può puntare alla Serie C? Secondo me sì. Beh, io lo dico costantemente, che Pineto e Notaresco sono le due abruzzesi che devono puntare alla Serie C, il che non vuol dire poi riuscirci. Quello che però è giusto chiedere a queste squadre è di competere. Poi vince una squadra. C'è anche il Fiuggi, c'è la Recanatese, magari la San Benettese risalirà, c'è il Fano che potrebbe risalire anch'esso, insomma le avversarie non mancano, però Pineto e Notaresco sono squadre costruite per poter competere, e quindi è giusto che abbiano una certa dimensione, che è quella ad esempio ora del Pineto. Sul fatto dell'attacco sono d'accordo, l'attacco è molto ben assortito anche con il recupero di Minnozzi. È anche vero che gli altri anni sono passati fior di giocatori, è vero che Fioretti è stato preso e si è fatto male e quindi non l'abbiamo visto, ma lo scorso anno e gli altri anni c'erano Olcese, Tomassini, magari non hanno reso per quello che era il loro potenziale, ma centravanti Romano, importanti, lo stesso Romano, sono passati dei centravanti importanti. Ecco, Cardella sta dando dei segnali che lui la differenza la può fare, al contrario di quello che hanno fatto dei centravanti in passato, gli altri centravanti in passato. Poi se Barlafante continua a segnare con questa regolarità e Minnozzi riesce a ripetere la scorsa stagione, beh, devo dire che l'attacco del Pineto è ben messo. Non dimentichiamo anche che tra i centrocampisti c'è Mininkleri,
che è un giocatore offensivo e che in Serie D è uno che effettivamente sposta. Quindi Pomante ha del materiale assolutamente da plasmare. Ripeto, il Pineto ha le carte per competere per la vittoria del campionato. Vantaggio del Como a Ferrara contro la Spal. Oh, passiamo un attimo in Casanereto, poi dopo la pubblicità vedremo anche l'angolo Moviola. Molto onesto Leonardo Bitetto, ma d'altronde lo conosciamo, era una persona molto molto schietta. Molto schietto, bravo, sì. Ha detto, primo tempo non ci siamo stati e la sensazione è che questa sia una squadra che sta affrontando queste partite con qualche problemino dal punto di vista proprio della tenuta fisica. È come se, ha detto, fossimo ancora in fase di preparazione e poi piano piano, quando sei in preparazione, giocando minuti, piano piano ti sciogli. Sì, cioè come se avesse avuto bisogno di una fase di rodaggio. Esatto, poi cosa ovviamente prendere un gol a freddo così non ha assolutamente aiutato. E quindi cioè, un po' il contraccolpo per il gol, un po' il fatto che questa squadra comunque non ha ancora una tenuta fisica, come diceva lui, importante. Poi sono, diciamo anche che sono stati fatti dei cambiamenti anche da un punto di vista tattico da parte di Bitetto. Quindi anche il fatto magari di una sorta di rodaggio anche su quelle che sono state le novità inserite poi da questo nuovo allenatore, quindi anche il tempo di dare, insomma, il tempo ai giocatori di entrare nei nuovi meccanismi, perché poi si sa che quando arriva un nuovo allenatore è vero che alcuni lo conoscevano già Bitetto, però comunque insomma è una squadra che deve crescere molto. Certo. Deve crescere molto. A mio avviso, se il presidente riuscisse magari a inserire anche qualche piccola pedina, non sarebbe male, con magari qualche inserimento, con l'esperienza di Bitetto che continuerà a lavorare su questi giocatori insomma con la continuità, se riuscirà insomma a trovare un po' di continuità, questa squadra potrà riuscire a salvarsi, soprattutto in virtù di quello che ha fatto poi nel corso del secondo tempo. Dico questo perché comunque una reazione c'è stata e se fosse entrato uno di quei un gol, probabilmente adesso staremmo parlando di una partita diversa, riaperta, la poteva anche riaprire, magari non l'avrebbe comunque vinta. Però comunque pareggiata, se riuscisse a inquadrare un po', anche se insomma c'è tanto da lavorare, perché comunque insomma c'è ancora da fare. Andrea, velocissimamente poi andiamo in pubblicità, ti faccio vedere i due episodi da Moviola: il rigore assegnato al Pineto, fallo di Ciganda che difensore non è in area di rigore su Barlafante. C'è questo calcio di punizione, la palla viene respinta, la palla arriva a Barlafante e il contrasto con Ciganda. Te sorridi? Ma sì, sorrido, perché sono le classiche situazioni che riguardano Barlafante. Io ho già detto, insomma, è un rigore cercato, poi si può dire che il contatto tra le gambe c'è e quindi diamo questo rigore, però si butta anche in maniera piuttosto plateale, insomma. C'è questo tentativo piuttosto chiaro di andare giù e mentre si va giù cercare il contatto. Poi l'arbitro vede il contatto e magari te lo può dare. Se uno nota invece il modo anomalo di andare giù, può anche lasciar proseguire. È una situazione borderline di quelle con cui siamo abituati, appunto, con lui già dai tempi di Giulianova. Stefano Giampietro era l'arbitro della sezione di Pescara. Nel secondo tempo, timide proteste del Nereto per questa situazione che si sviluppa da calcio d'angolo, con il Nereto perché protesta, seppur timidamente, per un probabile tocco con il braccio sinistro del numero 4 Paoli. Andrea, che ne pensi? Che anche qui qualche arbitro fiscale potrebbe pure dare questo rigore. A mio avviso non è, perché non solo non c'è la volontarietà, che non è un criterio discriminante, però insomma neanche si può saltare con le braccia dietro, la palla va lì molto molto casualmente. Peraltro non so neanche se prima la tocca con la coscia e poi con il braccio. Infatti, sì.
per quanto mi riguarda questo non è, non è mai rigore. Poi se ci fosse il VAR si va a rivedere spezzettando l'azione 100 volte al rallentatore, forse ti convince che è anche rigore, ma io sinceramente lascerei andare come ha fatto l'arbitro. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, sta per iniziare il posticipo. Infatti dovremmo... Sì. Ci fermiamo per l'ultima volta. Andiamo a vedere il fischio d'inizio, poi rientriamo con Matese Castelnuovo. Rientriamo, ultima parte dell'Abruzzo del Pallone Live e adesso chiudiamo il giro dei servizi andando a Piedimonte Matese per la sconfitta del Castelnuovo 2-1 contro il Matese. Servizio. Finale incredibile ma soprattutto amaro per il Castelnuovo, che viene ribaltato in pochi minuti e, complice l'Eurogol di Iannetta, esce fuori senza punti dal Ferrante di Piedimonte Matese dopo aver accarezzato una vittoria nel contesto di una gara tesa, spigolosa, come spiegano anche le due espulsioni, una per parte, che hanno connotato il match. Di Fabio non ha Petronelli e nel 4-2-3-1 di partenza schiera Foglia a sinistra e preferisce Tancredi a San Severino. Si parte con l'incognita vento, le forti raffiche che spirano sul l'impianto matesino spingono l'arbitro a effettuare un sopralluogo coi due capitani. Si può giocare per Migliorini di Verona, che dà il via alle ostilità con Grace che para senza problemi la conclusione di Ricci al terzo. Più difficile l'intervento del portiere scuolo-udinese quando la traiettoria di Masi mette in difficoltà Terrenzio, ma El Wasni non trova modo di superare l'estremo del Castelnuovo. Come detto, gara spigolosa, colpo proibito di Riccio a corticchia sugli sviluppi del seguente corner, Migliorini non vede e risparmia il difensore matesino. Quando il corner viene calciato, Grace viene abbattuto in area e la traversa di Albanese è invalidata dal fischio arbitrale. Risponde il Castelnuovo con la punizione che Emili si guadagna e calcia, timide proteste nero-verdi sulla respinta della barriera. Ventesimo, traversone di Fabiano, torre di El Wasni per Ricamato che spara alto da buona posizione. Centrale, a metà tempo la conclusione di Emili pescato dal cross di Tancredi, nessun problema per Del Giudice, non accade nulla fino all'intervallo. Nella ripresa il Matese serra i ritmi e ottiene la superiorità numerica. Tancredi stende due volte scacco, due cartellini gialli in due minuti e via degli spogliatoi anticipata per il terzino del Castelnuovo all'undicesimo. Eppure sono gli uomini di Guido Di Fabio a passare dopo due minuti. De Giglio svaria su tutto il fronte e va al traversone. Contrasto aereo, ripa albanese, la palla schizza dalle parti di Emili, il cui destro repentino piega le mani a Del Giudice. Matese 0, Castelnuovo 1. Con Foglia arretrato sulla linea dei difensori, la squadra del Vomano si difende con ordine. Al ventitresimo il gol di Ricci è annullato per fuorigioco al momento dell'assist di Fabiano. Il Matese prende d'assalto la porta di Grace, Congiu va vicino al pari al 25esimo, alla mezz'ora ripristinata la parità numerica, colpo a Terrenzio e rosso diretto per Ricamato. Ma come per il Castelnuovo, anche per il Matese l'espulsione ha un effetto paradossalmente benefico. Il vento devia la traiettoria del cross di Setola, palo, poi Casimirri, Mura e Luasni. Il pari però arriva a due minuti dal 90esimo, quando Congiu in posizione di centravanti incorna il cross di Damiano e non lascia scampo a Grace. Il peggio però per il Castelnuovo deve ancora arrivare. Al 94esimo Iannetta scaglia un destro saettante sotto il 7 e trova il gol partita. Il Castelnuovo, che per diversi minuti era stato al virtuale secondo posto, viene ricacciato indietro e scavalcato in classifica proprio dal Matese. Un epilogo che fa male. Un giorno ci spiegheranno com'è possibile che le squadre che rimangono in 10 giochino addirittura meglio. Sconfitta questa però che, dicevi bene Andrea, ricaccia un po' il Castelnuovo un po' indietro, e che però conferma le parole di una settimana fa del DS Nero Verde Evangelisti, che ha detto Emili può fare categorie superiori veramente a occhi chiusi. Sì, assolutamente, lui è stato oggi l'uomo in più per il Castelnuovo in una partita nella quale offensivamente la squadra di Fabio non ha fatto granché, un po' per il ritmo che ha impresso la gara il Matese, un po' perché c'era qualche difficoltà oggettiva dovuta al vento, che però c'era anche per il Matese. Però le soluzioni migliori le ha trovate lui. È un giocatore che si sta confermando su alti livelli, aveva segnato anche un gol, diciamo, d'opportunismo, un gol di rapina. Poi è diventata anche una partita di sacrificio, perché il gol è arrivato due minuti dopo l'espulsione. Però il Castelnuovo, io tenevo d'occhio sempre la partita, l'ho anche rivista, nonostante gli attacchi del Matese, tutto sommato si è difeso bene, è andato un po' in difficoltà con queste
questi avanzamenti di Congio, che è il centrale del Matese, che quando è andato di là ha creato un po' di scompiglio nell'area di rigore, su qualche pallina attiva, su qualche cross, però insomma alla fine il Castelnuovo stava tenendo bene. È arrivato questo gol, probabilmente una disattenzione, perché prima della rete di Congio Terrenzio aveva fatto una chiusura importante, sì. Poi non si sono risistemati subito e hanno perso la marcatura di Congio al centro dell'area di rigore, e poi lì di nervi il Matese ha continuato a spingere e ha trovato questo Eurogol che fa molto male al Castelnuovo, perché un punto ci poteva stare per la squadra di Di Fabio, forse sarebbe stato troppo vincere. Invece il Matese trova ancora soddisfazioni nel finale contro le abruzzesi, gol in pieno recupero col Nereto, gol nel finale contro la Vastese, in quel caso da 3 punti, da un punto contro il Nereto, e oggi 2 gol per ribaltare il Castelnuovo. Quindi al Ferrante per le abruzzesi, insomma, va male, e soprattutto in zona Cesarini. Eh sì. Oh, intanto con un briciolo di sadismo alle 20:58 e 10 secondi Maurizio mi ha messo su un televisore laterale il posticipo di Serie A, ma noi siamo in chiusura. Oh. E quindi vediamo il prossimo turno di campionato. Vi ricordo che domenica prossima giocheranno di domenica anche le partite di Serie C Teramo e Pescara, quindi sarà una lunghissima domenica, una maratona. Peraltro domenica ci sarà anche il cambio d'orario, e infatti vedete che le partite del girone F inizieranno alle 14:30. Castelfidardo Matese, Castelnuovo Recanatese, Fano Notaresco. Peraltro per Epifani sarà una trasferta particolare, lui che a Fano ha allenato. Fiuggi Pineto, che scontro questo, è il capo i prati. Nereto Montegiorgio, Porto d'Ascoli Tolentino, Trastevere Aurora Alto Casertano, derby a Vasto tra Vastese e Chieti, e poi Vasto Girardi di contro San Benedettese. Vediamo il prossimo turno. Forse di Serie C. Forse Jacopo Castelnuovo Recanatese, sì. Sabato. Ma, sì. Ok, Castelnuovo Recanatese sabato. Forse. Con ogni probabilità, aggiungo io, con ogni probabilità, ma è ancora da confermare, potrebbe essere proprio a Pineto. Si potrebbe giocare proprio a Pineto, ma è un'eventualità da confermare, quindi prendetela veramente con il beneficio del dubbio. Serie C Girone B sarà la giornata numero 12. Viterbese Ancona apre la giornata numero 12 sabato alle 14:30. Domenica alle 14:30 a Pontedera, Aquila Montevarchi Teramo, Cesena Pistoiese, Fermana Pontedera, Grosseto Vispesaro, Modena Carrarese, Pescara Olbia, Virtus Entella Imolese. Poi le gare si giocheranno il lunedì alle 20 Reggiana Lucchese, alle 21 Gubbio Siena con il nuovo tecnico del Siena. Dunque, a partire penso dalle 14, credo, chiedo conferma ad Andrea e Maurizio, a partire dalle 14 di domenica, sì, saremo in diretta con l'Abruzzo del pallone. Assolutamente, sì. Praticamente per non fermarci quasi mai. Sostanzialmente. Beh, quindi un po' ci fermeremo, giusto per ricordare. Ma giusto il tempo di un caffè, un bicchiere d'acqua. Limitatamente. Un caffè, un bicchiere d'acqua, giusto per prendere fiato. Va bene. Grazie Andrea. Ciao, ciao a tutti. Grazie Roberta. Ciao, ciao Jacopo, ciao a tutti. Grazie a Maurizio da qui in regia, tutta la squadra, davvero, tecnici e giornalisti di TV6. L'Abruzzo del pallone termina qua, torna tra 7 giorni per una lunghissima maratona. È tutto, buona serata.